Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, mi trovo in Malesia, nel Borneo, più precisamente a Sarikei. Oggi ho già girato un video e vi ho mostrato di questo posto la parte residenziale, la zona abitativa che è fatta molto bene all'europea, con delle villette eccezionali, nel verde, tantissimo verde, i giochi per i bambini, i parchi. E adesso vi farò vedere invece il centro città, nonostante è la città più grande nei dintorni, non ha delle dimensioni eccezionali, diciamo una via sarà, il centro sarà un chilometro di diametro, mezzo chilometro di raggio diciamo. Questa è la via principale e la città è tutta un bazar a cielo aperto. Il centro città è quel luogo dove prettamente vi sono attività commerciali e il bello di questo posto è che le abitazioni hanno tutte primo piano attività commerciale e secondo piano uso abitativo oppure affittano stanze e via dicendo. Questo è il nucleo lavorativo, dove la gente viene a lavorare. Qui nel centro troviamo, io adesso vi darò una panoramica, troviamo negozi, qui si trova di tutto, dei giocattoli per i bambini, negozio di fiori. Non è questa la direzione che volevo prendere, voglio andare fino al porto fluviale, a farvi vedere il porto fluviale perché è molto bello e dà veramente l'idea di dove siamo. Ecco, come potete vedere, ecco, vendono un po' di tutto. Qui c'è un parrucchiere, un barbiere stranamente in Russia, tanti anni di Russia, paesi dell'est, non ho mai visto un barbiere, non so come fanno. Hanno anche il barbiere, qui abbiamo questo bellissimo negozio di giocattoli, vendono un po' di tutto, giocattoli, biciclette per bambini, c'è un parco, qui mangiano sempre, non sempre dietro perché mangiano, e il giro continua. Vado abbastanza velocemente, non mi soffermo, la mia è giusto un clip per darvi a voi le sensazioni, voglio trasmettervi le mie emozioni. Questo qui abbiamo il mago della musica, vende le casse musicali, ecco qua, abbiamo qui qua il mago della musica, andiamo avanti, qui abbiamo una sartoria, ecco qua, qui vendono altre cose, ecco è tutta così la città, si sviluppa tutto in questo modo qua, è un bazar a cielo aperto, ecco, qui. Ecco, loro sempre in quei posti dove ti infili dentro mangiano, quei posti lì li trovi sempre dentro che mangiano. Ecco, qui abbiamo un negozio di loro accessori per i computer, ecco qua, qua abbiamo un ristoratore, sorvoliamo, andiamo avanti velocissimo, qui abbiamo un negozio di materiali da costruzione, vendono, da quello che ho capito io, onduline, altri materiali da costruzione, tubolari, le carriole. Ecco qua, qui vendono i pesci secchi, guardatevi i pescetti, quelli piccolini, i pescettini secchi, che sono come le patatine, sono croccantini. Il giro continua, qui abbiamo sempre questi ristoranti eccezionali. Ecco, una cosa molto bella di questo posto, veramente caratteristica, è che qui non esiste il McDonald's, non c'è il McDonald's in questo posto. Ecco, giusto per dare idea che siamo veramente fuori dal mondo, perché il McDonald's oramai lo troviamo dappertutto, lo troviamo anche nei boschi all'interno della Lettonia, figuriamoci dove arrivate. Ecco, qui abbiamo un posto, qui se a chi piacciono le carogne dei pesci da rosicchiare, qui abbiamo le carogne dei pesci, abbiamo tanti pescetti così messi a qui a rinsecchirsi, ecco qua, se qui abbiamo i granchietti, tutta roba naturale,
e il giro continua, ecco qua, siamo arrivati nel posto in cui mi ero prefissato di arrivare, di giugno, ovvero il porto fluviale, perché se non mi tirano sotto attraversando la strada riuscirò a farvi vedere qualche immagine, perché il posto è veramente eccezionale. Andiamo avanti, eccoci qua, ci stiamo avvicinando, siamo giunti in un posto incredibile. Ecco, tanto per farvi capire che siamo veramente fuori dal mondo, ci soffermiamo con questa visuale. Lì abbiamo una chiatta che sta portando del materiale, qui abbiamo un'altra imbarcazione qui posteggiata. Ecco, questo è il porto fluviale, passano imbarcazioni di vario genere, principalmente imbarcazioni che portano materiale, risorse che rubano dalle foreste, rubano per modo di dire, però è sempre un portar via qualcosa alla natura. Questa che vedete qui sotto invece è un'imbarcazione passeggeri. Vi voglio proprio far vedere le condizioni, perché veramente, ecco, siamo a livello proprio di Russia. Queste cose qui le ho viste in Russia, le avevo già viste. Siamo, anzi, in Russia queste imbarcazioni sono così, ma ancora peggio. Poi abbiamo il motoscafo taxi, se uno vuole andarsi a fare un giretto può chiedere a questo qua, vi porta dappertutto. E ritorniamo, usciamo via da qui adesso velocemente, cerchiamo di non dare nell'occhio, facciamo gli ignori, facciamo quello sguardo come per dire ma io sono qua per caso, quello sguardo indifferente così. Ecco, il giro continua usando lo sguardo indifferente, posteggio taxi, ecco, i taxi hanno sempre questo colore qui, rosso e giallo. In Malesia, questo è il colore che li caratterizza. E andiamo più avanti, perché adesso andremo fino alla stazione degli autobus. Un'inquadratina alle imbarcazioni. Ecco, se siamo quasi arrivati. Comunque vi devo dire che la città è molto graziosa, poi riversa sulla gente che la percorre quelle sensazioni di autenticità. Qui, come vi ho già detto, non c'è il McDonald's, già dice tutta, la dice tutta, vuol dire che il posto è autentico. Qui è bello visitare questi posti, vedere la gente, poi se entrate dentro nei negozi vi chiedono informazioni, subito vi chiedono da dove arrivi, ti fanno le domande, ti chiedono se ti piace, cosa hai visto, dove vai, cosa fai, ti fanno mille domande. Ecco, qui siamo alla stazione dei bus. Eccoci qua, abbiamo qui i famosissimi Borneo Bus. Ecco, qui ne vediamo uno, un Borneo Bus. Abbiamo un Borneo Bus anche da quest'altra parte. È un po' la caratteristica che contraddistingue questo posto, i Borneo Bus. Ecco, abbiamo un posto tutto sommato grazioso, perché è autentico. Poi adesso io ho finito di fare questo clip, mi intrufolerò dentro ancora tra queste case, cercherò qualche cosa di interessante tra le oggettistiche, perché vendono veramente di tutto. Qui il bello che nessuno è senza lavoro, ognuno si improvvisa venditore di qualcosa. Qui abbiamo
Ecco, le magliette, io ho fatto lo sbaglio di portarmele da casa, in realtà è meglio non portarsi neanche il cambio della biancheria, comprare tutto sul posto, si trovavano cose molto belle, particolari. Qui il reparto calzature da spiaggia, il giro continua, ecco, è piena di, la città è piena di orificerie, punti dove vendono oro. Ecco, parlando anche con un autoctono di Kuching, mi ha detto c'è la possibilità di pagare una concessione per andare a cercare l'oro. La concessione costa 100 euro, mi hanno detto che c'è gente che paga 100 euro di concessione, però ne trova 1000 in oro, ne trova, per cui è anche una professione anche quella, andare a cercare l'oro, anche bisogna sapere dove trovarlo, chiaramente. Ecco, qui abbiamo ferramenta. Poi abbiamo, ecco, diversi posticini, caffetteria, ecco, non ci sono brand, marchi internazionali, non se ne vedono. Ecco, qui è veramente un bazar a cielo aperto, bellissimo, si trova di tutto. Ecco, qua ho trovato anche un hotel, ecco, questi hotel ce ne sono tantissimi, più o meno lo standard è lo stesso, io ne ho visti diversi, no? Costano poco, costano intorno ai 10 euro, c'è il condizionatore, il wifi, il bagno in camera, c'è tutto, il livello è basso, però per il viaggiatore che viene nel Borneo è anche fin troppo, anzi io avrei preferito dormire nelle palafitte di legno, sinceramente. Purtroppo sono difficili da trovare, ormai con la modernizzazione abbandonano gli stili tradizionali abitativi per passare agli stili abitativi del mondo occidentale, al mattone, al cemento. Ecco, il giro continua. Qui troviamo giornali scritti anche in inglese, giornali in inglese, in cinese. Il giro continua, abbiamo altri negozietti. Ecco qui un negozio di articoli sportivi, abbiamo gli zainetti, abbiamo materiale per fare trekking, alpinismo, c'è anche salvagente, calzature, abbiamo un po' di tutto. Ecco, la città è isolata solo metaforicamente, perché anche se attorno abbiamo la giungla, la foresta, questi corsi fluviali, però alla fin fine qui si trova tutto e anche con ottimi prezzi. Ecco. Ok, il mio giro dimostrativo per la città termina qua. Io chiaramente vi ho fatto vedere meno dell'1%. Se avete possibilità di passare da queste parti, fermatevi, fate una sosta qui, magari anche qualche giorno, perché è bello, veramente un posto interessante. E noi ci sentiamo alla prossima. Continuate a seguire le mie puntate di Te la do io la Malesia. Ciao a tutti, alla prossima.